Buonasera agli amici di Mondo Futsal e benvenuti alla seconda semifinale della 31esima edizione dell'Inge Kallen di fronte del Prete SRL maglia grigia e Top Dancing maglia gialla e croce verde. Chiama Bacoli, 1-2 che non riesce, ma ancora Bacoli, dietro per Campagna, libero Rosati, Campagna si accentra, va con il destro, spara in porta, giudice, chiama in causa Pinna, poi Campagna, va con il destro diretto in porta, al diagonale del numero 8, finisce sul fondo, ancora il numero 5, da destra, prova a trovare uno spazio per servire Porcari, ci riesce con una magia, poi con il destro Porcari, Karpiuk respinge, riparte del Prete, occhio alla ripartenza, con De Laguzzo, insieme a Porcari, De Laguzzo, Porcari, l'errore sotto porta. Alla conclusione Frasca, Karpiuk ci mette i pugni, fallo laterale in favore di Top Dancing con le mani, attenzione a Campagna, Campagna è la grande parata da parte di giudice Porcari, alimenta l'azione offensiva, numero 11 che va sul sinistro, spara in porta, Karpiuk ci mette i guantoni, poi Dell'Aguzzo interviene con il sinistro, prova la girata sul primo palo, due uomini in barriera per Top Dancing, Porcari con il destro e trova il gol del vantaggio, il piazzato di Porcari sul secondo palo per Pinna, prova ad andarsene, ci riesce ancora Pinna, si accentra, il numero 5 serve Bacoli, poi ancora Petitti, zona tiro, va con il destro e c'è il pareggio di Petitti, il missile del numero 10, ma la conclusione in porta, la spinta di Karpiuk, poi ancora un'altra grande parata da parte di Karpiuk sul destro di Lauri, fallo laterale, perde il Prete, già battuto, attenzione a Porcari, carica al destro, va la conclusione diretta, Karpiuk ancora una volta ci arriva, primo tempo che si è chiuso sull'1-1, intanto vediamo questa bella discesa con l'invito per il numero 5 Davide Pinna, ancora un pallone conquistato con Rosati, carica il destro, serie di finte, Rosati può calciare e si oppone, già battuto con Simone Frasca, riconquistata la sfera da Top Dancing, la conclusione, questo è come un rigore fallito, l'invito per Porcari, trova l'angolo giusto e la mette dentro, ancora lui Flavio Porcari, iniziato lavoro da Boa lì davanti, buono il servizio, il controllo in corsa e la conclusione con l'altro piede da parte di Matteo Cucchi, regna l'equilibrio, siamo sul 2-2, attenzione a Porcari, la conclusione questa volta Karpiuk c'è e la ribatte, affronta l'uomo Frasca, poi verticalizza per il movimento di Porcari, da posizione impossibile Porcari trova un grande Karpiuk, elude l'intervento d'anticipo dell'avversario, ma poi Dell'Aguzzo interviene e recupera il pallone, Dell'Aguzzo un perfetto contropiede, Rosati, Pinna, pallone sul destro, ci prova, intanto l'ennesima splendida giocata, 3-2 per Del Prete ed è l'autentico mattatore di questo match Flavio Porcari, tripletta per lui, un gran destro, può diventare un invito per Dell'Aguzzo, anticipato poi una carambola con questa discesa di Lauri e poi Porcari scatenato, poker per lui, lo scambio con Petitti, il colpo di tacco e poi doppio tentativo e al secondo riesce il gol che riapre il match, Loria può ripartire, salta l'intervento in tackle, Loria poi la mette in mezzo ma uno strepitoso Karpiuk non batte lui, però ci prova Frasca, è un tiro che impegna in una non facile deviazione Karpiuk, ancora poi sfera per Petitti che la perde, opportunità per Del Prete, la conclusione su Karpiuk, forse poteva darla qui, pallone a cercare Bacoli, non riesce l'anticipo su giudice e arriva il triplice fischio, riesce a spuntarla Del Prete, 4-3 risultato finale, strepitoso Flavio Porcari.